Siamo con mister Gaetano Juele. Allora, il Marina di Schiavonea vince per 3-0 contro il San Marco. Non dico che è stato un risultato bugiardo, però la squadra ospite ha fatto vedere di avere buone qualità dal punto di vista tecnico-tattiche, ma è stato più scaltro, più pericoloso, più attento il Marina di Schiavonea. È uscito fuori un 3-0 con gli ospiti che anche sull'1-0 hanno sbagliato un calcio di rigore, o meglio, c'è stata la bellissima parata di Andrea De Luca su Provenzano. Soddisfatto della sua squadra? Sì, soddisfatto, sì, perché gli avevo chiesto ai ragazzi di vincere questa partita, perché per noi avere 3 punti subito vuol dire lavorare con serenità e tranquillità. Abbiamo affrontato la prima a Rossano contro una signora squadra. Primo tempo abbiamo giocato bene, secondo tempo loro hanno prevalso su tutto, perché giustamente è una squadra di altro rango e alto livello. Quindi, per quanto riguarda la partita scorsa, diciamo, abbiamo fatto un buon test. Oggi era importante vincere, non volevo gioco, non volevo assolutamente cose di fino, quindi la partita si è incanalata nel verso giusto, perché abbiamo segnato, siamo andati in vantaggio, loro giustamente su un fallo di mano, queste regole nuove che purtroppo non riesco a capire, hanno avuto un calcio di rigore, De Luca è stato bravo a parare, poi abbiamo avuto il secondo gol. E là la squadra, diciamo, che mi è piaciuta, perché non ha mollato. E non ha mollato neanche il San Marco, perché giustamente loro sono un po' in difficoltà, però a me questa squadra è anche piaciuta per la determinazione e la grinta di tutti i ragazzi. Del resto anche noi abbiamo giocato con il cuore in mano oggi. Allora, dobbiamo dire che comunque questa squadra è una squadra particolare, questo Marina di Schiavonea, perché i giocatori big, Giordano Zangaro, Giovanni De Giacomo, fanno la differenza, ma ci sono anche tanti altri ragazzi, elementi anche del 2001, del 2002, che riescono comunque a mettere in difficoltà gli avversari. È un bel miscuglio, questo è anche merito di un lavoro che parte da lontano, il lavoro della Forza Ragazzi, però mister, è una formazione che secondo me, se prende un po' di consapevolezza, può sicuramente dare fastidio a tante squadre. Sì, sicuramente questa è una squadra che può solo migliorare. Visto i tanti giovani che noi a livello societario, a livello tecnico abbiamo scelto, noi abbiamo fatto questa categoria prevalentemente giocando con i ragazzi. Abbiamo questo telaio di persone più grandi, dove giustamente in campo ci vuole l'esperienza, il gestire la palla, gestire i momenti di gioco, quando attaccare, quando difendere, e questo c'è. I ragazzi ci sono, vanno solo migliorati, e difatti vedi, a oggi in 4 partite, 2 in Coppa e 2 in campionato, hanno giocato già tutti quanti hanno giocato, tutti gli under hanno giocato. Mister, in conclusione le chiedo, non diciamo emozione perché è troppo navigato, però è sempre bello stare qui a Schiavonea e vedere questi ragazzi crescere, perché comunque tanti ragazzi di questo territorio nel corso degli anni hanno ottenuto ottimi risultati. Credo che è una bella soddisfazione questa, perché si dà spazio a chi è veramente del posto, e secondo me ci tiene anche un po' di più a questa mano. Sicuramente il presidente ha gestito questa situazione portando qui tutti i ragazzi. Noi della scuola calcio, la Forza Ragazzi sforna tutto, quindi se c'è qualcuno che va in alto, per noi, a noi ci fa piacere, però non è che tutti trovano il posto per andare a giocare. Già, diciamo, giocare in promozione è un bel campionato, anche perché i 2001-2002 sono ancora giovani per queste categorie, e quindi se riescono a fare tante partite, di cui io ho promesso a questi che alla fine giocheranno tutte e faranno un sacco di partite, sta a loro migliorare e mettersi in mossa, perché ancora la vetrina è aperta per loro, quindi non è chiuso nulla al caso. Vedi il caso di Bianco, l'anno scorso titolare nello Schiavonea, quest'anno è approdato in Serie D. Io spero per lui che quest'anno faccia un buon campionato e magari poi l'anno prossimo può accedere ancora a categorie superiori. Grazie a mister Juve. Grazie a voi.